credo che riprendere oggi molte delle intuizioni di Pannella, molte delle letture di Pannella dei cambiamenti, ci offre una serie di intuizioni. Pensiamo a che cosa ha voluto dire porre per primo il tema del diritto all'informazione in un'epoca in cui è esploso con tutta la sua forza per l'importanza della rete. E pensiamo che cosa è significato intuire la trasnazionalità della politica. Ormai ne parlano tutti, ma quando i radicali e Pannella hanno iniziato a parlare sembrava una cosa stravagante. Pensiamo che cosa significa parlare di diritti civili oggi. È più facile, ma per tanto tempo sono state voci sole che si sono battute per questo. Ma poi pensiamo soprattutto, e questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché questo è un vuoto che Pannella lascia, a che cosa significa mettersi dalla parte dei cattivi, mettersi dalla parte di quelli che hanno uno stigma sociale, mettersi da parte di quelli che, come dire, il coro dei media, della televisione vogliono a rogo, per ricordare che anche quelle persone sono persone. È una battaglia che non so se sarà proseguita con la stessa forza, ma è una battaglia di cui abbiamo assolutamente bisogno, perché quello che distingue l'Europa, quello che distingue lo spazio di libertà europeo, non è semplicemente che c'è un mercato, ma il sistema dei diritti. E il fatto che questi diritti in qualche modo si possano comprimere proprio mentre sono aggrediti dall'esterno rischia di essere la prima vittoria di chi aggredisce l'Europa. Battaglie controcorrente come quelle che ha fatto Pannella sono il sale della vita e la condizione della credibilità della politica. Io spero che ce ne siano altre. Un'altra tematica era quella della legalità. Ecco, io volevo chiedere, siccome il dettato costituzionale sulla pena detentiva è molto chiaro, quasi è un'opportunità per la persona per essere migliorata, per essere riabilitata, ma oggi non è molto applicata, quando potremmo vedere un'applicazione di questo? Ma noi con i radicali anche abbiamo avviato un percorso che si è concluso alla fine di aprile, di Stati Generali dell'esecuzione penale, nella quale abbiamo individuato una serie di misure che vanno in quella direzione. Non mi illudo che sia una battaglia semplice, perché tutte le volte che si parla di carcere si spengono i riflettori, è difficile che un talk show organizzi una discussione sul carcere, è difficile che un giornale dia una pagina al carcere. E così è più facile invece che i giornali e i talk show diano spazio a chi in qualche modo cavalca la paura, esalta i rischi, dice che appunto bisogna buttare via la chiave. Però nonostante tutto questo credo che con grandissima determinazione dobbiamo andare nella direzione a cui ci richiama Pannella, che è quella appunto del rispetto della nostra Costituzione. Abbiamo fatto alcuni passi migliorando la condizione del sovraffollamento delle carceri, adesso ne dobbiamo fare delle altre per fare in modo che il carcere non sia quella macchina che spesso fa uscire peggio di come ci sia entrati. Radio Radicale, Pannella ha avuto un'intuizione, ammettiamolo, nel 93 crea la lista Pannella per il Partito Democratico, poi le cose insomma non sono andate proprio bene bene nei rapporti tra Pannella e il PD. Forse c'è stata un po' una beffa della storia. Beh, ma io non credo che Pannella fosse interessato poi alla fine a portare in fondo tutte le idee che lanciava. Io credo che Pannella aveva interesse a mettere in moto dei processi e delle volte, non so se poi come è andato a finire il PD, come si è strutturato, piaceva o non piaceva a Pannella fino in fondo, però credo che l'idea di una semplificazione del quadro politico, perché poi questo era quello che Pannella voleva. Sì, no, ma penso che l'idea di un quadro politico semplificato, di un'evoluzione in quella direzione sia in fondo anche questo l'esito di una sua intuizione. Un'intuizione che oggi è ritenuta abbastanza scontata, tanto scontata che nel momento in cui entra in crisi, perché sta entrando in crisi il bipolarismo e anche l'idea del bipartitismo, invece quella è diventata senso comune. Però credo che diciamo, in questo senso la cosa che credo Pannella
volesse di più era mettere dei semi, e al di là poi di chi in qualche modo li raccoglieva. Parole pure di Anna Bonino qui sul palco, un omaggio che ha un sapore ipocrita. Beh, non mi sento tra questi, nel senso, io non sono mai stato tra coloro che ha esaltato acriticamente Pannella, non lo faccio neanche salutandolo oggi, ma credo di poter dire che sono uno di quelli che ha prestato attenzione alle cose che diceva Pannella. Nelle condizioni difficili in cui si trova chi è chiamato a svolgere funzioni di governo, credo che le sue parole abbiano contribuito a orientare una parte delle cose che sono riuscito a fare. Grazie.